Ciao ragazzi e benvenuti alle Jed News, la rubrica settimanale sulle novità del mondo Final Fantasy. A differenza della scorsa settimana, in questa le notizie sono parecchie e gustose. Innanzitutto è giunto il momento dell'uscita giapponese di Dissidia NT e, come annunciato, sono state rilasciate molte informazioni su questo titolo, che da noi uscirà a fine mese. Durante la diretta del 10 gennaio, il team di sviluppo ha mostrato parte del gioco in maniera rapida, ma non abbastanza da non farci dedurre l'assenza di una modalità storia. In pratica, quelli che si chiameranno nodi narrativi saranno sbloccati giocando nelle modalità multiplayer o single player e saranno delle semplici cutscene con una struttura a bivi, probabilmente per descrivere la storia dei vari gruppi di personaggi. Durante la stessa diretta gli sviluppatori hanno dato indizi sui PG che saranno presenti nel primo Season Pass. Si tratta di 6 nuovi combattenti e in descrizione vi lascerò il link per i suggerimenti a riguardo, tra i più probabili Yuna e Locke. Inoltre, interpretando gli indizi, la community internazionale sostiene che uno di loro sarà Ardyn, cosa probabile visto lo spirito di marketing della Square. Infine è trapelata anche la lista dei trofei, che sembra per lo più mirata al gioco online 3 vs 3 e all'acquisizione della padronanza di tutti i combattenti per ottenere l'agognato e onestamente utopico trofeo platino. In questi giorni è rimbalzato sui social e sui siti di informazione un presunto leak che rivelava non solo indiscrezioni sullo sviluppo episodico e sulla gestione della mappa di Final Fantasy VII Remake, ma anche improbabili rivelazioni su un ipotetico Final Fantasy XV Versus. Secondo un ex dipendente, notizie poi girate da 4chan, questo titolo in lavorazione si sovrapporrà all'attuale Final Fantasy XV, relegando tutta la trama del gioco a un semplice sogno di Noctis. Nel Versus, infatti, il principe si risveglia sul trono e inizierà una trama completamente diversa e slegata dai fatti finora giocati sul titolo originale. Questa e altre notizie, quantomeno difficili da credere, hanno mandato in subbuglio la community, che ha cautamente considerato questo leak come la madre di tutte le bufale. Qui sotto troverete il link alla trascrizione completa della notizia. Pare sia prossima l'uscita di Final Fantasy XV Royal Edition, una versione del titolo che probabilmente conterrà il gioco originale e tutti i DLC finora usciti, appartenenti al primo Season Pass. La cosa non ci deve stupire perché è usanza comune creare un'edizione di questo tipo, anche se questa volta non si parla di un gioco a fine ciclo, ma bensì in attesa del secondo Season Pass. Annunciato per il 1 febbraio la versione Steam di Final Fantasy XII The Zodiac Age, versione rimasterizzata del titolo uscito in Giappone nel 2007, che prevedeva importanti differenze di gameplay rispetto a quello uscito in Occidente nel 2006, è rimasto confinato fino all'anno scorso nel Paese del Sol Levante. Dopo la pubblicazione in esclusiva temporale su PlayStation 4, arriverà anche quindi su PC questa remastered, anche in Collector Edition. Per questa edizione delle Jed News è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo sul canale e sulla pagina Facebook. A presto!